Oggi di Delichesi siamo in compagnia del professor Andrea Costanzo, il presidente della Societas, che ha organizzato il convegno di oggi, che riguarda i rischi degli incidenti stradali, che in questo ultimo periodo sono molto aumentati. Il presidente professor Andrea Costanzo è anche presidente della commissione Liguonus, che tratta all'interno della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo gli stessi temi ed è un luminare della materia. Professore, allora, quanto sono aumentati, abbiamo visto i filmati, quanto sono aumentati gli incidenti da strada, quali sono i pericoli che si corrono e qual è il compito del medico, dell'ortopedico? Per quanto riguarda la sicurezza stradale, lì in tutta Europa, considerando EU28, su 28 stati, c'è stata una diminuzione dei morti e dei feriti e una diminuzione anche della sicurezza stradale in genere, tranne che in sei nazioni, tra i quali stiamo a un buon posto anche noi, l'Italia. In Italia sono aumentati i morti rispetto a tutta l'Europa. Bene, siamo al sesto. Dopo di noi, ancora meno di noi, molti ce l'hanno la Romania. Ma noi già abbiamo un buon aumentato del 3% la mortalità da incidenti stradali. Da cosa dipende questo aumento? Da cosa dipende? Dipende da tanti fattori. E dipende. Ecco qui il congresso di oggi. Non è un congresso. La società italiana è traumatologia della strada, la società che ha studiato sempre il determinismo delle lesioni traumatiche e abbiamo studiato sempre per la prevenzione, quello che c'è è meglio prevenire che curare. Quindi, però per fare questo ci vuole un felice connubio interdisciplinare fra due competenze, il medico e l'ingegnere. L'ingegnere da solo non può andare a fare il discorso che avete sentito adesso, che l'ingegnere ha collaborato con noi medici e noi insieme possiamo riuscire a dare delle indicazioni all'ingegnere come risolvere il problema. E dalla parte strutturale per quanto riguarda il territorio, la viabilità, e soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle automobili, perché ci sono tanti dispositivi che accennato oggi, sono dei dispositivi che servono, che entrano in azione quando viene l'incidente. La sicurezza cos'è? La sicurezza di solito è sicurezza attiva e sicurezza passiva. La sicurezza attiva è quella sicurezza dove entrano in azione tutti quei sistemi per non far avvenire l'incidente, quindi i freni che funzionino, gli ammortizzatori, le gomme che siano buone, queste sono. La sicurezza passiva invece è fatta da quei dispositivi, quei device che entrano in azione una volta che è avvenuto l'incidente. E quali? Il paraurti, che deve essere buono, le cinture di sicurezza che devono essere, soprattutto noi medici insegniamo come mettere. Non ti puoi mettere la cintura di sicurezza sulla pancia così e ti tagli tutto l'addome fino al fegato, fino alla colonna vertebrale. Ci sono delle indicazioni da poter, questo ve le dà il medico. E l'ingegnere che li fabbrica in base alla struttura anatomica del conducente della guidata. Ecco qual è il connubio fra questi due. Dopo noi abbiamo inserito un altro concetto, quello della sicurezza preventiva. Siamo stati noi, gli italiani, in tutto il mondo, praticamente io con gli studi. Cos'è la sicurezza preventiva? E sono quei dispositivi che servono a farmi viaggiare bene con la guida. L'attenzione deve essere sostenuta, se l'attenzione cade io vado a sbattere e allora per mantenere l'attenzione sostenuta che ci vuole? Ci vuole una buona ergonomia del sedile che stia comodo, non venga mal di schiena, che mi metta seduto in quel modo e guida in un certo modo, mette le mani in un certo modo, non al momento che c'è una curva o un pedone che io ammazzo perché non riesco a stressare perché metto le mani così sportivamente una bella domanda. E poi cos'è? La criminalizzazione. Io ricordo i nostri connazionali che venivano in Sicilia durante le vacanze in agosto con i canottieri, con i piedi di fuori, con il caldo, che si camminava. Oggi invece il giorno di Ferragosto ti metti cravatta e giacca con l'aria condizionata e cammini. Queste sono la sicurezza preventiva. Quindi la sicurezza fatta preventiva, attiva, abbiamo detto, e passiva. Qui il connubio felice fra medici e ingegneri ha portato
a tante cose, soprattutto alla macchina, l'automobile. Oggi ci sono dei dispositivi che servono ad aiutare anche il guidatore, però non è ci si può fidare con quello, perché la macchina che viaggia da sola poi va a sbattere. Certo. Per quanto riguarda chi guida, per quanto riguarda invece il pedone, per quanto riguarda il ciclista, ma questo signore vuole morire. Io mi dispiace, io ho questa concezione, il pedone vuole morire. Tu devi stare attento quando attraversi la strada sulle strisce. E un esempio lampante, io scendo da una via a Roma, via dell'università, ma entro in via Regina Margherita, ci sono le strisce, una vecchietta si butta sulla mia macchina. E dico, ma che fai? Io sono sulle strisce. Sì, tu sei sulle strisce. Io posso essere un ubriaco, un drogato, un rumeno senza patente. Tu vai fino all'obitorio, figlia mia, tu devi guardare, non si può avere quella protervia. Quella delle nostre ragazze e ragazzi che attraversano digitando i messaggini o col telefonino. Qui noi adesso ce lo operiamo e spero di potercela fare. Chi attraversa la strada con il telefono o qualcosa, io non l'ho sequestrato, io non l'ho multato. Professore, ciao, per quello che riguarda la situazione della città di Roma, che è assolutamente peggiorata, e io immagino che la Socitras non possa fare, a parte gli studi che fa strutturali, come abbiamo visto, ma un manto stradale così rovinato, cosa si può fare? Quali sono le soluzioni? Le soluzioni cosa sono? Quello che io sto stimolando, i miei colleghi, guarda, se qui chi è che mi ascolta? Questo programma televisivo, se mi ascoltate e ci sono dei colleghi, dei medici in generale, di ospedali, va bene? Se ci vogliono aiutare, facciamo una statistica di tutti i pedoni che hanno inciampato sui marciapiedi, sono caduti e si sono rotti. Che sono stati in ospedale, facciamo una statistica di quanto costa il servizio sanitario, un ricovero, altre cose. Poi alla fine vedremo che con quei soldi avremmo potuto riempire le buche di tutta Europa, non di tutta Italia. Cara Roma, Roma ascoltami, signor sindaco, signor assessore alla viabilità, sapete che significa uno che cade, se rompe un femore e deve stare ricoverato? E poi le sequele di carattere permanente, dove le mettiamo? Uno che rimane handicappato, poi gli dà quella pensione, gli dai le dote di cittadinanza, poi è quello, non può lavorare più. Quindi questo è un appello ai nostri ascoltatori, del professor Costanzo, chiunque voglia dare una mano d'aiuto in questa statistica, in questa ipotesi di statistica, perché è sicuramente vero, l'unica cosa è far capire probabilmente alle nostre istituzioni che si spenderebbe molto di meno facendo più prevenzione. Che si rivolgono a me, ci vedi il sito del Socitras, socitras.org, che lo trovate, o andreacostanzo.it. Cercate, facciamo, lavoriamo e metteremo i nostri governanti, il sindaco e compagnia, di fronte al fatto compiuto. Non si può continuare così. Grazie, professore, grazie.